Questa è una nuova avventura che parte da oggi, dal 18 di giugno fino al 25 di settembre. Per noi è stata una scommessa, questo parco è stato finanziato interamente dal Consiglio regionale, doveva essere inaugurato l'anno scorso, poi dopo per causa, come conosciamo benissimo tutti, per il Covid non è stato possibile. Quest'anno fortunatamente abbiamo dato un impulso a tutta la provincia, a tutta la regione Abruzzo. Siamo pronti per accogliere tutti i turisti e l'intera regione Abruzzo. Da ieri mattina è partita la campagna di comunicazione, abbiamo in un solo giorno oltre 15.000 visualizzazioni, chiamate in ogni genere che ci arrivano dal Lazio, dalla Puglia, che vogliono venire a trovarci e a visitare questo parco. Un parco con soggetti in scala 1 a 1, sono soggetti in altezza fino a 12 metri, ne sono esattamente 12. È un parco che abbiamo necessariamente voluto con un impulso nuovo. Avremo una carrozzina da trekking che si chiama la Joelette e quindi accoglieremo ragazzi diversamente abili e li accompagneremo lungo il percorso a visitare il nostro parco dei dinosauri su scala 1.